Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi questa sera. Il film che state per vedere, lo sapete, è L'orribile segreto del dottor Hitchcock, uno dei film della nostra retrospettiva dedicata all'horror classico. E la protagonista del film, lo sapete, l'avete applaudita, siamo felicissimi di averla qui con noi, Barbara Steele. Allora, il film che state per vedere è diretto da Riccardo Freda, che già si era cimentato, insomma, con il gotico, con il gotico nei vampiri, il film che poi, vabbè, completato da Mario Bava, eccetera. Siamo nel 1962, e racconta una storia che in qualche modo mette insieme molte dei temi che sono tipici appunto dell'horror classico, che abbiamo sviscerato. Magari qualcuno di voi era qui presente in sala ieri mattina nel corso dell'incontro che abbiamo fatto presentando la pubblicazione il libro che abbiamo fatto appunto per accompagnare la nostra retrospettiva. C'è un personaggio che è appunto il dottor Hitchcock del titolo, e il riferimento non è assolutamente casuale, perché in qualche modo la trama del film è una sorta di rielaborazione di Rebecca, la prima moglie, che è una derivazione del prototipo dello scienziato pazzo dell'horror. E un altro elemento che si va a intrecciare con molte delle cose che avete visto in questi giorni e di cui abbiamo parlato ieri è che in questo film il gotico e l'orrore si vanno a intrecciare in maniera piuttosto esplicita con l'elemento delle pulsioni sessuali. Perché il dottor Hitchcock è un personaggio che ha una perversione piuttosto particolare, è un necrofilo. È un necrofilo, è uno scienziato, sviluppa un siero per addormentare molto profondamente la sua prima moglie, appunto, di modo tale da poter sfogare le sue pulsioni. Poi crede che questa donna sia morta, anzi la donna muore, e c'è tutta una serie di vicende. Dopodiché si sposa nuovamente con Cynthia, che è interpretata da Barbara Steele. Ovviamente non vi rivelo altro per non rovinare la visione a quanti di voi magari non hanno ancora visto il film. Barbara Steele, lei ha girato questo film, è una cosa curiosa, in una pausa di lavorazione di 8 e mezzo di Fellini, è vero? Yeah, Oh, it works. Like a lollipop. Ok, allora io ho detto a Riccardo Freda prima di 8 e mezzo che ha fatto questo contratto per questi, non so, 10 giorni, 2 settimane per fare Dr. Hitchcock. E io ho detto a Federico Fellini, scusa, ma in 2 mesi io devo andare perché ho fatto questo contratto. Lui dice, va benissimo, it's ok, don't worry, perché ha fatto un contratto per 4 mesi con Federico. Ma come classico, in quel momento classico, io dissi, guarda, ti ricordo, in 2 giorni io va. Dici, ma non è possibile perché io ho preparato tutta questa altra cosa, un conflitto diabolico per me. Però, come io amavo molto Riccardo Freda, I didn't want to let him down. So ho fatto questo film con Riccardo Freda, poi è tornato a 8 e mezzo con un ruolo sciupato. No, dobbiamo tradurre qualcosa, non credo. I tempi di lavorazione di questo film, anche perché c'era questa situazione, sono stati molto serrati, vero? Avete lavorato molte ore al giorno. Sì, questo è stupendo. A me mi gustava tutti i film. Nobody had a penny. Le persone non avevano denaro. E poi the equipment era così pesante, non flexible come oggi. Era molto più difficile. Allora il regista doveva avere la cinematografia, un'immaginazione molto creativa, molto very, very fast and very good. Però sì. E quando lei è arrivata sul set, avendo letto il copione, ovviamente, del film, Non ricordo, ma non lo so. comunque questi temi che Ho all'epoca. sempre desiderato di fare un film su necrofilia. Appunto, sono temi che all'epoca suscitarono molto, molto scandalo, tant'è che in Italia il film Sì, uscì ma è cose pesantemente impossibili. tagliato. Forse non ho letto lo scritto.
E com'è stata lavorare appunto a parte il ritmo così frenetico? Quali. Abbiamo lavorato 18 ore al giorno, ma eravamo giovani. Abbiamo lavorato con la passione, la rabbia, tutta l'energia di Riccardo Freddo, che aveva questo senso di urgenza come un uomo in guerra. Allora, this was very infectious, e poi era buono per l'attore, perché era dentro, tutti eravamo con questo momentum. Era buonissimo. Riccardo Freddo ha fatto questo film because he made a bet, un scommesso. Perché ha fatto una scommessa. Scommessa, un scommessa, sì. Perché aveva un cavallo, un racing horse. Un Cavallo cavallo da corsa. di corsa, sì, Scusa, con lui, sì, scusa, che lui amava molto, e con il suo produttore ha detto: io posso scrivere un film, girare un film e tagliare un film in un mese. E l'altro uomo ha detto: non è possibile, non ti credi, sì, e lui aveva questo cavallo, che lui, un cavallo molto speciale, bello, lui adorava. Disse: guarda, io metto un bet con il mio cavallo. E l'uomo ha detto: ok. E abbiamo fatto questo film su essa scommessa. E la lavorazione però si dice sia stata tanto faticosa che ogni tanto qualche membro della troupe non ce la faceva più. E difatti un aneddoto legato al film è che Freda, per sostituire i macchinisti che si dovevano occupare dei carrelli, piazzava la macchina da presa sui tappeti e li Sì. trascinava a mano. Sì, è vero. È vero. Tutto è vero. È vero anche il fatto che avete consumato delle quantità piuttosto importanti di caffè. Questo non mi ricordo, non mi ricordo, scusa. No. E la villa, un'altra curiosità, la villa dove è girato il film è una villa realmente esistente, si chiama Villa Perucchetti a Roma, nel quartiere dei Parioli, attualmente peraltro è sede di un'ambasciata, è sede dell'ambasciata della Bulgaria. È mai tornata per curiosità a vedere il luogo dove ha girato questo film a Roma? No, ma era una villa molto simpatica, bella, non era una villa antica, piena di fantasmi. No, è una villa piena di sole, graziosa, come una villa francese moderna, in un certo senso. E qual è stata la cosa che lei ricorda più appassionante, che le è piaciuta di più nel lavorare in questo film e nell'affrontare questo ruolo, il ruolo di Cynthia? Le emozioni di Riccardo Freddo, che erano così italiano, che era come un uomo che stava facendo un'opera, potevamo tutti Cantare. cantare questo film, perché eravamo tutti over il top, tutte le performance sono enormi. E Riccardo Freddo era lì come un maestro di Direttore. Il direttore loco, ma Pazzo. bello. Questo per me era buonissimo. Io sto molto meglio con le persone così, con le persone che sono. Scusa, povera. Puoi piangere. Quindi, insomma, è stata una lavorazione, come avrete intuito, ricca di passione, una passione che in qualche modo è ancora tutta fortemente presente nel film. Io ringrazio Barbara Thank you Steele very per much. essere stata qui con noi, grazie a voi per essere qui presenti alla proiezione del film e buona visione e buona continuazione con il Torino Film Festival.